quindi aspettano che torni in classe. Sì, sì, riaspettano la loro compagna, la rivogliono e sì, è bello insomma ritornare tutti insieme. Ci sono anche i compagni di classe della bambina di 11 anni picchiata una settimana fa proprio qui in questo luogo da un gruppo di ragazzi tra i 13 e i 14 anni. Oggi una manifestazione per dire no al bullismo. Erano le 18.30, la ragazzina era stata attirata nella zona della ex Cadorna da una 14enne per chiarire con lei, in seguito ad alcuni messaggi, che la 11enne si sarebbe scambiata con altri ragazzi. Una volta sul posto, la bambina si è vista accerchiata da circa 30 ragazzi tra i 13 e i 14 anni e sono iniziate le botte, gli insulti, per una mezz'ora circa. Quando le cose succedono in strada vuol dire che già il grosso è successo sulla rete e in qualche modo sono lì che ci sono stati gli scontri e tutto il resto, e quello che succede in strada è una piccola parte di quello che potrebbe succedere. I controlli sono importanti, ma è più importante dare a questi bambini, a questi ragazzi, delle opportunità per vivere la loro socialità e le loro relazioni in maniera positiva e propositiva. Questo episodio è il più recente, ma non è un episodio isolato, perché è un episodio comunque che dà seguito a una scia di gesti e di azioni davvero deplorevoli. Quanto giovani siamo interessati in prima scena, ma non solo per una questione di età, ovviamente, è una questione che interessa tutti, e le persone che sono presenti, i genitori, gli insegnanti, cittadini in generale di Arezzo dimostrano questo, che siamo saturi. Tanti anche i bambini presenti con le loro famiglie che vogliono mandare un messaggio alla undicenne. Se mi ascoltasse vorrei dirgli che le sono vicina, che questa cosa passerà come passerà tutto e che ci siamo noi qui per lei se avesse un futuro bisogno, e che nel futuro, anche nella vita, nel mondo da adulti, avremo sempre qualcuno che ci sarà a fianco anche nei momenti difficili.